Ciao e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua su Yandere Simulator. Bene, allora, abbiamo ucciso questa bellissima signora. Ok. Puliamo un attimo il sangue, tutto quello che esce, perché sennò qua è un casino. Ok. Però dobbiamo pulire un attimo bene tutto. Però se io continuo a perdere tracce di sangue non va bene. Quindi c'è un attimo così. No, ma io non volevo. Beh. C'è un attimo così. Bla 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 bla. Ok. Dai. Ok. Facciamo così. No, sì, vabbè, ma non vale. Veramente basta ora. Beh dai, non credo, almeno non spero che ci dicano qualcosa, dai. Allora, la prendiamo. Però il fatto è che adesso mi sa che ci vede. È capito, merda! No, no! Ma ho salvata! No, l'ho salvata, professoressa, mi deve credere, merda, raghi. Mi deve credere, professoressa! Mannaggia. Oddio. Sì, no, se c'è la gente pure. Ciao ragazze. Mamma mia. Lì c'è qualcosa. Forse la possiamo seminare in qualche modo. Raga, dai, ma non ci voglio credere. Come cavolo ha fatto? Ma allora quelle cose che servono. Allora raga, è una nuova giornata, quindi allora che cosa facciamo subitissimo? Io praticamente rapisco di nuovo Saki e tutto quanto. Ok, e ci vediamo quando ho fatto. Ok raga, praticamente non ci sono riuscita perché sono scema, ma va bene. Allora, praticamente ho un'idea. Se noi... praticamente è buggata la siringa. Quindi se noi andiamo là, se andiamo al... a qualcosa per buttarla lì, non ce la fa buttare. Quindi, e dobbiamo appunto buttare anche qualcos'altro insieme. Quindi io ho un'idea. Joiniamo qui. Greetings. Sì. Esatto. E prendiamo i guanti. Ok, in modo che magari non è buggato e ci fa buttare appunto i guanti. Ora non lo so, però in modo che noi possiamo semplicemente andare qui poi, perché praticamente la tasca è come se l'abbiamo già fatta a Saki. Aspettiamo che un attimo si mettano tutti quanti, perché con i guanti praticamente è come se noi non avessimo toccato nulla. Quindi va bene. Quindi dov'è? Ok. Vieni un attimo con me che mi servi, Saki. Ok, e almeno un attimo, vediamo se funziona, perché ragazzi, cioè non mi sta riuscendo. Sarà quasi mezz'ora che sto cercando di farlo, ma non ci riesco. O sono incapace io, perché sennò questa cosa non si spiega. Ok. Quindi ora la facciamo addormentare, credo che per la terza o quarta volta almeno, perché cioè proprio non ci riesco, boh. Vabbè. Così la rimettiamo per la quarta volta qui dentro, raga, l'ultimo tentativo, se non ci riesco non so che dirvi. Ok, ora praticamente noi andiamo qui, andiamo a buttare credo i guanti, non lo so, a meno che coi guanti non fa niente, non lo so raga, perché si bugga, è buggato.
Vedete che non me la fa buttare? Ecco perché io praticamente devo fare un cavolo di omicidio di M. Oppure raga, guardate che ho un'idea pazzesca, magari con i guanti possiamo farla. Allora, praticamente noi, se andiamo al cooking club, allora, ora ve lo faccio vedere che magari capite di più. Allora, andiamo un attimo al cooking club, dove cavolo è? Eccolo. Se facciamo un omicidio con questo coltello, la gente dice what? Perché lei credo che utilizzi questo, non quelli, non lo so. Quindi andiamo su, andiamo sul tetto e uccidiamo sta tizia. Che poretta, anche prima l'ha uccisa. La uccidiamo, la prendiamo, perché comunque sono quei tizi, quindi non so come fare. Anzi no, non la prendiamo raga, guardate, la lasciamo qui. Però poi non so come cavolo funziona. Credo che ci vede la professoressa. No, dobbiamo passare per di qua. Oppure facciamo così, ma facciamo tipo che non è lo stesso niente, insomma. Quindi andiamo direttamente qua, usciamo, dove cavolo è l'uscita? Usciamo semplicemente, ci cambiamo, buttiamo i guanti e è come se non fosse successo niente. In teoria, però visto che questo gioco è molto rompiscatoline, non so che cos'altro fare, ok. Ho comunque che cos'altro inventarmi, ragazzi, perché cioè oddio che cosa bene. È mezz'ora che starò cercando di fare una cosa del genere e ancora non ci riesco, quindi sto veramente andando un attimo all'esasperazione. Quindi allora ci cambiamo e buttiamo comunque una cosa alla volta, quindi poi ci metterò 10 anni, ma comunque. Ok. Ah. Ok. Does this look like a club to you? I'm sorry. Facciamo così, poi torniamo un attimo lì. Ah. Vedete? Guardate ragazzi, se io clicco 2 per metterla, non me la fa buttare. Oh, io la butto qui, è anche sparita, oltretutto. Vabbè, facciamo così, ora andiamo un attimo a lezione e vediamo che succede. Ah, già succede così, perché? Ah, perché trova il corpo. Però non, in teoria non dovrebbero trovare niente. In teoria non è successo niente, quindi siamo riusciti, giusto? Da quello che ho capito ci siamo riusciti. Sì! Woohoo! Ok, siamo riusciti fortunatamente. Bene, quindi ora andiamo sotto. Basement, c'è il nostro Sasaki. Come no? Come no? Che cosa? No, raga, però, No, in teoria ci doveva essere Saki, in teoria, perché c'è lì. Ho capito male io e quindi l'hanno scoperto sto corpo, ma mi sembra abbastanza impossibile, perché mi è sempre riuscito, adesso non mi è riuscito. Ok, quindi 2 episodi a fare niente, però comunque nel prossimo episodio cercheremo almeno, ragazzi, almeno di fare qualcosa.
ve lo prometto, magari facciamo una mission mod e vediamo comunque come funzionano, perché io ne ho fatte una o due e poi vediamo che di farle più complicate o comunque magari dal partire dal più facile poi pian piano a farle più complesse e più difficili. Comunque io direi che possiamo fermarci con questo episodio, lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!